Secondo la leggenda, hanno questo colore perché il primo tipografo che le stampò aveva finito le scorte di carta bianca e gliene erano rimaste solo di gialla. Ma comunque sia andata, quel che è certo è che, nate negli Stati Uniti sul finire del XIX secolo, le Yellow Pages non tardarono a spopolare ovunque nel mondo. Tutto pare iniziò nel 1883, quando uno stampatore di Cheyenne in Wyoming venne commissionata la lavorazione di un elenco telefonico con poche decine di nominativi. D'altra parte, il primo telefono era stato brevettato soltanto 3 anni prima ed erano in pochi a poterselo permettere. Per non aspettare l'arrivo della carta bianca che aveva ordinato, il tipografo optò per il giallo. Molti tuttavia apprezzarono il fatto che la lettura su sfondo giallo risultava meno faticosa per gli occhi e che così la scelta cromatica si tramutò così in una tradizione. Nel corso dei decenni, infatti, nacquero numerose società, i cui nomi si rifacevano alle pagine gialle, sbarcate alla fine degli anni 60 anche in Italia.